In Molise sono sempre più persone che tagliano il traguardo del secolo di vita. I nostri centenari hanno vissuto spesso una vita semplice, fatta di fatiche quotidiane nei campi, di un'alimentazione frugale ma buona e circondati dall'affetto dei propri cari. Così anche per la signora Filomena Perrella, figlia di contadini di Monteverde di Boiano, ha dovuto patire prima la morte sul fronte del padre nella Grande Guerra. Rimasta orfana un solo anno, ha trascorso l'infanzia e la giovinezza nella popolosa borgata matesina. Sposa Nicola Perrella nel 1936. Dei tre figli maschi al suo fianco è rimasto il solo Elio, con i suoi numerosi acciacchi fisici. Nonna Filomena ha dovuto patire anche i decessi immaturi, non solo del marito Nicola, 30 anni fa, ma anche dei figli Salvatore prima e Tonino pochi anni dopo. Negli anni segnati dalla vecchiaia ha vissuto a Trivento con il figlio Elio, casaro di lungo corso come i suoi fratelli. Grazie ai miei figli, tutto il mondo, c'è la mia mamma, dovevano essere tutti fratelli e sorelle, per tutto il mondo. Ci deve amare il Signore e tutto il prossimo. Mi trovo bene, ma vorrei la famiglia sempre con me. Sempre con me. La buona malattia che ho, che lo tengo il segno che mi ha lasciato, mi emoziona facile. Però è bellissima, grande, avere una mamma 100 anni. È bellissima. Ha ricordato sua madre anche i suoi figli, i suoi fratelli Salvatore e Antonio e Tonino. Un ricordo da parte del fratello Elio. Quanto fratello, siamo sempre bene, sempre amici. Se uno si è bene, non si fondi la vita, è bella quando vuole bene, la pace, questa è la vita. A Boiano sono altrimenti, mi trovo bene, sto benissimo. E sto benissimo tutti quanti. Sono contento. E questa volta non posso dire altro. Oggi Filomena Perrella è ospitata con cura e amore nel Residence Punta Paradiso a Pietracupa. Ieri sera al vescovo Domenico Scotti la celebrazione religiosa. Amici di famiglia, parenti, 7 nipoti e 8 pronipoti al capezzale della nonna, rimasta sempre lucida, tenace e umile nonostante il trascorrere della vita. 30 gli ospiti della moderna e accogliente struttura geriatrica alle porte del paese, gli 8 operatori sociosanitari, il personale infermieristico e gli amministrativi si sono stretti attorno ai familiari e alla loro gradita centenaria. Gli auguri di prosperità dai sindaci di Pietracupa e Trivento, Camillo Santilli e Domenico Santorelli. Non poteva mancare il comune di Boiano che ha voluto regalare a nonna Filomena una targa. Il primo cittadino, Antonio Silvestri, con questo omaggio ha augurato alla signora serenità per l'importante traguardo raggiunto.